e ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andiamo a preparare una ricettina veramente veloce, sfiziosa e sicuramente forse ancora non in tema con il periodo che stiamo vivendo, perché qui a Roma fa veramente ancora freddo, però ci portiamo avanti e quindi oggi andiamo a preparare il gelato alla stracciatella, che a me ricorda molto diciamo la mia infanzia. Allora, è veramente facile e veloce. Tutto ciò che vi occorre sono 250 ml di panna. Io diciamo che l'ho semi montata, non è proprio montata al massimo. Poi più o meno circa 50 g di scaglie di cioccolata, però io ho aggiunto anche le goccioline perché le dovevo consumare, quindi ho detto ma sì, proviamo e facciamo questa ricettina così. E poi ovviamente il fantastico latte condensato che ho fatto ieri come ricettina. Infatti potete notare che una volta poi messo nel frigo si è addensato come doveva, ecco. E poi io utilizzerò due fialette dell'aroma alla vaniglia. E niente, adesso ci vediamo con gli step, che ovviamente sono molto semplici. Se volete aumentare le dosi, aumentatele. Comunque poi vi lascerò la foto con tutti quanti gli ingredienti. Allora, deve stare 6 ore nel freezer, però se lo lasciate anche per tutta una notte intera, insomma, non succede niente. E niente, noi ci vediamo sicuramente per un prossimo video, quindi poi vi farò vedere il risultato finale, che per voi sarà un secondo, per me sarà un giorno. E niente, allora ci vediamo con il proseguo della ricetta. Mi raccomando, lasciate sempre un mi piace, condividete ed iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere, e cerchiamo di crescere un pochino di più. Ciao a tutti e grazie per essere sempre comunque carini e affettuosi nei miei confronti. Ciao! Allora, eccoci qua di nuovo, è passato un giorno e io sono qui a continuare la mia ricettina. Allora, per voi ovviamente sarà passato un mezzo secondo, per me sono passate esattamente 24 ore. Allora, io ho tirato fuori dal congelatore il gelato, poi oggi sono stata al supermercato e ho trovato questi contenitori, o meglio queste cialde, per ovviamente poi fare la presentazione del gelato. Poi ho preso anche queste qui e ho tritato un pochino di cioccolata per la decorazione sopra, ma ovviamente queste sono tutte cose facoltative. E poi ho preso il famoso, che sinceramente non so come si chiami, quello insomma per fare il gelato, le palline. E niente, e ovviamente come potete insomma immaginare, per chi mi segue, io sono molto attenta ai dettagli, quindi tutte le mie ricette debbono essere quasi non impeccabili, però insomma ci tengo molto alla precisione. E allora adesso vi faccio vedere come dobbiamo andare a preparare il nostro gelato. E niente, se mi raccomando, se vi ha fatto piacere vedere questo video, lasciatemi un mi piace, condividete e ovviamente iscrivetevi al mio canale, e ci vediamo fra poco. Ciao ciao.